Nella maestosa metropoli di Londra, dove le strade sono intrecciate come i fili del destino di ogni uomo, tre anime sono destinate a convergere in un intreccio di mistero, magia ed eventi inspiegabili. John Smith, un umile lavoratore d'ufficio di mezza età, vive una vita ordinaria e ripetitiva, scandita dalla routine lavorativa e da responsabilità familiari. Il destino, però, ha piani ben più grandi per John. In un giorno come gli altri, sulla metro che lo porta al lavoro, John si incontra con uno dei suoi vicini, Jack, un giovane sviluppatore streamer affermato, ma comunque pieno di sogni e ambizioni. Un evento in particolare, forse dato dal destino o dalla conseguenza delle loro azioni, li catapulta in un mondo di meraviglia e terrore. In una notte fatale, uno strano incidente scambia l'uno il corpo dell'altro. Lottando per adattarsi alla nuova realtà e alla nuova vita, Jack e John devono affrontare sfide che metteranno alla prova la comprensione che hanno verso la generazione differente e soprattutto la comprensione verso se stessi. Donna Deleke, una teenager ribelle che vuole provare qualcosa di diverso, anche lei cerca di sfuggire alla monotonia della vita quotidiana. Una notte insieme ai suoi amici si imbatte in un uomo misterioso, dai poteri soprannaturali. La ragazza non è spaventata, anzi è curiosa dell'essere che ha di fronte. Su di lui giravano molte voci, come quelle che lo vedono far sparire una donna ogni volta che la porta in casa con lui. Donna si spinge quindi oltre. Dopo un curioso incidente con i suoi amici, l'uomo viene rapito e legato ad una sedia. Quello che non sa però è che da lì a poco qualcosa le malleerà la mente. Nella sua storia la giovane deve trovare la forza interiore per affrontare il male e proteggere coloro che ama, sfidando le forze oscure che minacciano di consumare tutto ciò che conosce. Mina Huygens è una spietata agente segreta, nasconde sotto la sua fredda maschera professionale un tumulto interiore. Sospinta da un'insaziabile ambizione e dal desiderio di essere la migliore, scopre un complotto che potrebbe sconvolgere l'intera nazione. Le sue indagini la portano a scontrarsi con un'organizzazione antica e potentissima, che ha manipolato gli eventi storici per secoli. Mina deve affrontare i fantasmi del suo passato e mettere in discussione tutto ciò che ha e tutto ciò in cui ha sempre creduto. Con abilità, astuzia, ma soprattutto grazie alle sue intuizioni, si prepara a un confronto finale che deciderà il destino di tutti gli esseri viventi. Queste sono le premesse di Last Stop, un videogioco che subito dopo la sponsor di questo video scopriremo assieme. Prima di iniziare vi presento Temu, un sito che offre prodotti a prezzi stracciati. Di seguito ve ne presento alcuni scontati al 90% che mi hanno inviato. Di seguito vi mostro questi oggetti che sono appunto un mouse da gaming con luci RGB a 1€. Chiaramente il prodotto vale quello che pagate. Oltretutto Temu per il primo anniversario sta dando coupon di 100€ per ogni nuovo utente. Basta cliccare il link in descrizione o usare il codice sconto esclusivo quando entrate su Temu. Anche questa tastiera meccanica da 2,53€ mi è stata inviata dal sito, come tutto quello che vedete, e la cosa interessante è che ha anche dei tasti aggiuntivi intercambiabili. Quello che considero l'oggetto più interessante ricevuto però è questa cosa qui, una lucina che è simile all'aurora boreale nella nostra camera. Ora magari non rende bene dal video, però grazie al telecomando è possibile impostarla su diverse funzioni, velocità e colori. Il pezzo più bello secondo me è questa radiolina Bluetooth che mi ricorda Fallout, ora ve la faccio vedere all'opera con le host di Persona 5. Poi abbiamo queste barre RGB che sono carine, credo che le userò prima o poi, fanno molta atmosfera, c'è da dirlo, e con quello che costano fanno il loro lavoro e la loro porca figura. Prodotti carini sono anche il poggia polsi magnetico, dove mi infilo i tasti di ricambio, chiavette o simili, e poi ho ricevuto un tappetino poggia polsi per il mouse abbastanza piccolino, ma devo dire comodo. Ultimo pezzo, questo tappetone per postazioni da gaming grosso. Dal link in descrizione trovate tutto per iscrivervi, questo è il mio codice sconto e potete utilizzarlo per ricevere dei premi. Vi ricordo che la spedizione e la restituzione dei prodotti è gratis. Se vi interessa è tutto qua sotto.
C'è una cosa che non vi ho detto, prima di conoscere i nostri tre eroi, il gioco ci lascia giocare un prologo che ci permette di conoscere due ragazzi che stanno marinando la scuola, i quali vengono inseguiti dalla polizia. Fuggendo all'interno di una metro raggiungono un portale con un uomo misterioso, vengono separati, misteriosamente però. La ragazza sparirà per sempre, affascinata da quel vortice, mentre il giovane, che esita e poi prova ad attraversare la porta, viene catturato dalla polizia londinese. Mi raccomando, tenete bene a mente questo dettaglio. La storia di John, come abbiamo già detto, inizia con questo misterioso scambio di corpi, ritrovandosi nel corpo di Jack, un giovane con delle prestazioni fisiche decisamente molto più performanti delle sue, soprattutto perché John soffre di cuore, si mette appunto d'accordo con il ragazzo per gestire le loro vite. Il signor Smith, dopo tutto, è un padre single, non si sa e non si saprà mai durante tutta la sua run che fine ha fatto sua moglie, tuttavia è rimasto appunto con questa bambina molto energica e quindi in un certo senso anche difficile da spiegare alla sua bambina. Lo scambio di corpi ha ovviamente un peso anche sulla vita lavorativa. Jack, essendo uno sviluppatore, quando deve spiegare tutto quanto, coordinando il team che è al di sotto di lui, si trova nei guai. Vedremo quindi dei veri e propri intrecci su ogni singola azione quotidiana. Jack, ritrovandosi nel corpo di John, capisce ancor di più quanto effettivamente bisogna rispettare la generazione che fino a qualche giorno prima non sopportava, la trovava chiusa mentalmente. John allo stesso tempo riesce a comprendere quanto i giovani d'oggi hanno un cervello completamente diverso rispetto a quelli della sua età e soprattutto tengono molto di più a cose importanti come la salute mentale e la salute fisica. Ovviamente non ci si ritrova solamente a ricevere dei messaggi in un certo senso, ma anche ad affrontare situazioni comiche e drammatiche nei corpi di entrambi. Durante tutta la run, comunque, si ritrovano ad indagare sull'uomo che ha scambiato i loro corpi. Gira che ti rigira, arrivano da un certo Samuel, un essere che possiede poteri soprannaturali. Parlando con lui, si scopre che Samuel è effettivamente un alieno. Ma prima di continuare, essendo queste tre storie molto intrecciate, portiamo avanti anche quella di Donna e di Mina. Tornando a Donna, abbiamo già detto che, inseguendo insieme a Becky e Vivek, i suoi due amici, questo uomo che loro chiamano lo straniero, oppure lo sconosciuto, insomma, è uno che non ha un nome, che non dirà mai il suo nome, soprattutto all'inizio non parlerà. Lo seguono, insomma, lo spiano, vedono che ha questo potere particolare di spiega delle ali maestose e dopo una serie di azioni lo mettono KO e lo catturano. Il problema arriva quando lo portano dentro una struttura e iniziano a pensare: cavolo, ma noi effettivamente stiamo facendo sequestro di persona. Lo straniero poi fa capire al giocatore che ha dei poteri inquietanti, sinistri, è collegato a un'entità oscura e qualcosa sta facendo. Ogni volta che si muove in modo diverso dal solito, che comunque apre bocca, sta controllando Donna, Becky e Vivek. La ragazza se ne rende conto quando inizia effettivamente a dubitare dei suoi amici, a lei piace Vivek e viceversa, eppure è convinta che Becky ha fatto qualcosa, una tresca amorosa se vogliamo con Vivek. Riesce però a rendersi conto dell'errore che sta facendo quando viene coinvolta in una serie di eventi sempre più pericolosi, al punto da scoprire che lo straniero è legato a un antico rituale di forze oscure che minacciano di distruggere tutto ciò che conosce e soprattutto a far sparire tutto ciò a cui è legata. Improvvisamente a Donna sparisce la madre, che è una malata terminale, la sorella e la ragazza della sorella. Quando va a cercare addirittura Becky e Vivek per parlare di questa cosa, effettivamente scopre che anche i due amici sono spariti e chiunque si è dimenticato della loro esistenza. È una cosa che psicologicamente è dura da affrontare. Prima di arrivare al finale, anche qui andiamo a vedere la storia di Mina, che io reputo la più importante tra le altre, anche se è quella più cattiva, se vogliamo, tra i tre protagonisti, essendo una sociopatica. Mina Huygens infatti lavora presso una società di intelligence gestita da un uomo di nome Peter Hale. Viene selezionata per una missione importante, tuttavia Peter le affianca una donna di nome Amy. Una novellina se vogliamo, ma comunque dai test è venuto fuori che è la candidata perfetta per affiancare una persona esperta come Mina. Per tutta la sua run non ci viene detto che tipologia di lavoro fa,
ogni volta descrive il suo compito come qualcosa di diverso. Lavoro in un'industria all'avanguardia di robotica, lavoro come agente speciale per determinate forze di polizia. Essendo poi Mina una persona che lavora da sola e che non è in grado di mantenere dei rapporti, comincia spesso a conoscere delle persone e poi le cestina quando non gli servono più. L'unica eccezione è che se non gli fai una prima buona impressione, come appunto la povera Amy, cerca di scartarti nel modo più veloce possibile. Capite bene? Quindi che l'affiancamento di Amy mette Mina a disagio, sia perché preferisce lavorare da sola, avendo come indole il dover primeggiare su tutti gli altri colleghi, ma anche perché, dopo lavoro, alle volte ha una relazione con un certo Felix. Questa cosa però deve rimanere segreta perché ogni volta che passa dall'amante al rientro a casa ha a che fare con suo marito e il figlio. Il problema è che suo marito qualcosa sta scoprendo e quindi per tutta la sua run ci sta questo aumento di diffidenza nei confronti di Mina. La tensione della donna aumenta ulteriormente quando suo padre, Samir, acquista qualcosa da un venditore ambulante che lavora sotto lo pseudonimo di Il Ragno, un criminalotto di quartiere appartenente ad una batteria di 3 persone. Indagando comunque scopre che Il Ragno ha venduto a suo padre effettivamente della droga, che però l'anziano non può prendere. Quindi Mina ha un faccia a faccia con lo spacciatore e lo minaccia, anzi lo umilia. A questo punto Mina che cosa fa? Una di queste notti, tornando a casa al lavoro, trova un biglietto che rivela la conoscenza della sua relazione. Diminuisce l'intensità con cui lavora, rischiando quindi il posto. Tuttavia starta un'indagine personale su chi potrebbe aver scritto quel biglietto per farlo fuori del tutto. Nessuno può portare ulteriori tensioni al suo matrimonio. Non si assume mai la colpa. La scarica sempre sugli altri. È quindi convinta che Il Ragno ha scritto quello stesso messaggio minatorio. Mina a questo punto, un giorno, lo segue in un garage e lo affronta. Il Ragno però per difendersi tira fuori l'arma, estratta anche da Amy, che stava segretamente inseguendo Mina, ed ora fa saltare la sua copertura per difenderla. Mina a questo punto cerca di disinnescare la situazione, prova a calmare gli animi. Tuttavia Il Ragno e Amy si sparano a vicenda. Il colpo è letale per Il Ragno, mentre invece Amy è solo gravemente ferita. Mina a quel punto cerca di salvarle la vita, vuole rattopparla e poi chiamare un'ambulanza. Controllando meglio però quello che ha addosso, ma anche come scrive la ragazza a causa di alcuni foglietti, si rende conto che probabilmente è stata proprio Amy a spiarla e a lasciare quel biglietto minatorio. A questo punto, delusa e spietata come mai, la lascia morire. Prende le chiavi di casa di Amy e va nel suo appartamento. Qui trova diversi file top secret su Mina stessa. È la prova schiacciante che Amy la stava perseguitando. Indagava su di lei di nascosto, aveva foto che nessun altro poteva avere. A questo punto va da Peter. A questo punto Mina va da Peter, il suo capo, per confrontarsi con lui. Sa benissimo che egli è il mandante dello spionaggio, tra tante virgolette, di Amy per tenerla sotto controllo e capire se è adatta alla missione. Peter è sorpreso, effettivamente gli dice che stava cercando una persona sociopatica come lei, spietata, che non è legata a niente, e l'uccisione di Amy non è nient'altro che la conferma. A questo punto la missione segreta per cui è stata selezionata inizia. L'obiettivo di Mina è entrare in una porta verde per cercare una donna di nome Samantha. L'agente dell'intelligence però contatta prima suo marito per cercare di salvare il matrimonio. Il problema è che tutto quello che proveremo a fare non servirà a nulla. Detto ciò, indossa un casco e un abito speciale e si cala attraverso il portale. Anche John nel corpo di Jack entra in questo mondo, attraversando un determinato portale. Donna stessa cosa, viene portata lì dallo straniero che ormai le ha levato tutto. Ed è qui che inizia il finale di Last Stop. Le 3 storie convergono quindi al capitolo finale, si intrecciano tutte e 3 perfettamente, dalle strade di Londra fino ad un pianeta alieno. Pianeta dove Mina, grazie alla sua armatura, atterra duramente e viene salvata da Irving, un alieno che la guida verso un grande insediamento dove la vita è sicuramente più semplice. Donna viene scortata dallo straniero su un treno allo stesso insediamento e, quando un altro alieno tormenta lo straniero, le ripete spesso che non può portare un essere umano lì, oppure può anche sfotterlo sul semplice fatto che si sta accoppiando con Donna,
lui usa i suoi poteri per far sparire l'alieno. E in quel momento che la ragazza assistendo alla scena capisce che l'uomo ha fatto lo stesso con i suoi amici e con la sua famiglia. Johnny invece arriva e trova Frank, l'uomo che ha scambiato loro i corpi. Si scusa per lo scambio e gli dà un braccialetto per annullarlo. Tornando indietro, ora, dallo stesso Jack, può finalmente riavere la sua routine quotidiana. Purtroppo per loro, però, per un motivo o per l'altro, tutti e tre vengono convocati nella sala del consiglio, dove possono parlare con il capo dell'insediamento. Tuttavia Donna si spaventa all'idea di stare per sempre con lo straniero, cosa che vuole lui stesso, e lo uccide, trafiggendolo con una spada. I tre vengono quindi fatti prigionieri, sono pericolosi, il re dell'insediamento li tiene sotto processo, li porta in un'arena dove vengono condannati a morte. Tuttavia Mina si ricorda di un esplosivo montato sulla sua tuta e lo utilizza per distrarre le guardie. A questo punto i tre sfruttano il diversivo per fuggire dall'arena del giudizio. Scappando finiscono per schiantarsi in un pub, dove trovano un'anziana donna. È umana come loro. È proprio lei, Samantha, colei che Peter, il capo di Mina, stava incessantemente cercando. Samantha a quel punto li aiuta a nascondersi, spiega che non vuole tornare indietro sulla Terra perché lì si è costruita una vita. Gli alieni sono completamente diversi da noi, non hanno pregiudizi l'uno sull'altro e soprattutto non sono legati a ciò che la nostra quotidianità vuole che facciamo. Samantha spiega quindi come possono tornare sulla Terra e, dopo aver distratto le guardie che proteggono il portale, tornano tutti e tre sani e salvi. Qui sta a noi, quindi, decidere il finale di ogni personaggio. Dobbiamo risolvere ogni storia con due scelte. Per John si può decidere se tenere il vecchio corpo, nonostante i difetti, i problemi al cuore e tutto, oppure rimanere nel corpo di Jack. Questa scelta porterà però Jack a morire nel corpo di John perché non conosce i limiti di quell'involucro di carne vissuto, mentre l'altra farà rimanere John sulla sedia a rotelle, questo è vero, ma i due porteranno avanti un'amicizia incredibile. Jack metterà da parte i suoi sogni, l'egoismo e utilizzerà i suoi soldi anche per aiutare la figlia di John. Per Donna invece appare il fantasma dello straniero che le offre un contratto e noi abbiamo due scelte. La prima, gli restituisce tutte le persone che gli ha portato via in cambio del fatto che quando Donna morirà e quindi andrà a vivere in eterno in un altro mondo, dovrà diventare per l'eternità sua moglie. La seconda invece ci permette di scegliere di continuare a restare da sola, ma senza vincoli. Io personalmente mi dispiace dirlo, ma preferisco questo. Soprattutto in cui hai la certezza che la vita è solamente una fase dell'esistenza. Quasi ti viene da pensare, cavolo, allora la vita inizia dopo la morte. E quindi preferirei quest'altra. Per quanto riguarda Mina, abbiamo due scelte. E partono entrambe dopo che Mina ha mentito a Peter sul destino di Samantha, dicendogli che è morta. Gli fa capire che tutto il lavoro che ha fatto, tutta questa azienda che ha messo su per ritrovare la sua amata, è stato inutile. Se ancora non si è capito, comunque, Peter e Samantha sono quei due ragazzi che a inizio gioco stavano scappando dalle guardie londinesi e sono finiti davanti a questo portale. Peter comunque va su tutte le furie e non accetta che il suo lavoro è stato inutile, quindi decide di mettere Mina davanti a una scelta. Le mostra le immagini della sparatoria tra il ragno e Amy, rivelando che anche Amy veniva sempre seguita da qualcuno e quindi anche la ragazza stessa è stata manipolata. Ecco qui le due scelte. Mina deve decidere se accettare tranquillamente una posizione inferiore nell'azienda, un lavoro da impiegato normale d'ufficio, ma proteggere se stessa e la sua famiglia da eventuali ripercussioni in futuro. Oppure può decidere di dimettersi e prendersi la colpa per gli omicidi di Amy e il ragno, condannando così per sempre la sua famiglia. Bene ragazzi, questa era la stop, voglio dire la mia sul titolo in pochissimi minuti. È stato proprio il primissimo gioco quando comprai una Series S che mi scaricai e giocai su Game Pass. Lo consiglio? Beh, sì ma no. Che cosa vuol dire sì ma no? Lo consiglio solamente a chi piacciono le storie con una bella narrativa, leggera, ma niente di così tanto impegnativo. La stop è una sorta di
film interattivo che vuoi continuare a guardare per capire come va a finire. È un peccato però che il gameplay è letteralmente scrittato su certe azioni e dà fastidio alle volte, perché qualsiasi risposta tu dai, sì, ci sono le cose a scelta multipla, non hanno un effettivo impatto sulla storia, solo pochissime cose lo hanno. E alcune sezioni con i Quick Time Event sembrano più un'interruzione del gioco stesso, piuttosto che qualcosa che vada a legare l'esperienza tutta assieme. Se dovessi dare un voto a questo gioco, per me sarebbe un 7-, soggettivamente è un pochino più alto, ma perché a me è piaciuto, me lo sono goduto, ho un bellissimo ricordo legato alla mia Xbox Series S, e quindi niente, questo era la stop, oggi ve l'ho raccontato, grazie alla vostra importantissima visualizzazione.